Qui siamo sulla strada che conduce a Betlemme dalla parte di Bejala. Se qualcuno ricorda, fino a un paio di settimane fa qui c'erano dei fusti di nafta che usavano dipinti come segnalazione, perché c'era l'inizio del controllo palestinese con la presenza continua di militari che dimostravano l'inizio di questa zona che appartiene al circondario di Betlemme. Da un paio di settimane hanno tolto i fusti e non ci sono più i militari. Che significato può avere questo? Voi sapete che la Terra Santa, in modo particolare Betlemme, è la terra anche del muro, delle separazioni, delle divisioni, dei checkpoint. Qui adesso invece si viene da Gerusalemme e si entra senza alcun controllo. Quale significato può avere? Un significato di abbassamento dei toni, di prospettiva, togliere il muro? Forse sarebbe anche troppo bello, può avere anche un significato più negativo. Potrebbe essere che ormai non esiste più la Palestina, almeno nelle intenzioni. Stiamo a vedere. Certo che questi cambiamenti, non preannunciati, ma visti nella realtà, ci sono e sono constatabilissimi non solo da noi, ma da chiunque venga a Betlemme. Ci troviamo all'ingresso sud della strada per Betzaur Betlemme, la strada che proviene, per chi conosce i luoghi, dalla Valle dell'Inferno e quindi da El Lazzarie e da altre parti. Fino a qualche giorno fa questo punto era vigilato da soldati dell'esercito palestinese, poi improvvisamente sono scomparsi e oggi troviamo che addirittura la guardiola dove loro alloggiavano è stata demolita. Non soltanto questa, ma anche, come abbiamo già visto a Betzaur, sono stati tolti questi elementi mobili di confine e in tutto il circondario. Come giudicare la cosa? Un segno positivo o un segno negativo? Stiamo a vedere.